Roberto, come avevate preparato questo match, sicuramente difficilissimo, lo si sapeva già anche la vigilia, no? Che immagino guardando filmati, partite del Clermont, guardando cosa hanno fatto questa stagione. Cos'è, su cosa volevate puntare per cercare, quantomeno, non dico di limitare i danni, insomma comunque di fare la vostra partita, su cosa avevate puntato? Ma, diciamo che sicuramente nelle fasi di attacco, diciamo, ecco, sì. La cosa più importante era quella di cercare di guadagnare la linea del vantaggio da subito, perché era una squadra molto aggressiva loro difensivamente e ti toglie lo spazio, diciamo, fin dalla corsa del pallone, cerca di venirti a prendere nel proprio campo. Sì. E questo ci avrebbe messo in molta, diciamo, una grande difficoltà, qualunque squadra. E quindi era appunto cercare di prendere la linea di vantaggio e poi da lì sviluppare il nostro gioco, diciamo, come lo facciamo dall'inizio dell'anno. E difensivamente era quella di avere una linea ovviamente molto, molto unita, molto strutturata e senza nessuno che magari cercasse di fare più o meno uscire dalla linea per mettere, diciamo, in difficoltà e essere uniti in quello, ecco. L'assenza di Williams come cambia i vostri piani di gioco? Cioè, ovviamente l'abbiamo visto sicuramente molto presente in difesa, un punto di riferimento, però anche in attacco è anche, tra virgolette, usato molto come specchietto per le allodole e per le difese avversarie, toglie forse un peso a voi. Senza di lui come impostate i vostri attacchi? Ma guarda, io sono assolutamente convinto e penso che Nick Williams sia un ottimo giocatore e qualunque squadra farebbe comodo a qualunque squadra. E ovviamente, diciamo, lui è qualcuno che riesce a dare quel qualcosa in più che magari altri non danno, ma non per questo noi abbiamo perso o non siamo riusciti a fare qualcosa perché non c'era Nick Williams. Io ho un grandissimo rispetto, una reputazione grandissima per lui come giocatore e come persona. Però ci sono anche grandi giocatori dietro che hanno giocato, hanno fatto il massimo e comunque era contro quel Clermont che era diciamo la cosa difficile. Sì, dici, ecco. Che insomma è la forza di questo club. Mario, siamo andati contro un grande club, la sconfitta c'è stata ed è stata anche di proporzioni, a guardare anche soltanto i numeri, grandi, perché più di 50 punti presi e solamente 3 fatti. Al netto delle occasioni ho visto un altro paio, credo, di punizioni guadagnate nella loro metà campo e non credo molte di più. Rinunciate a calciare cercando la meta, però non siamo arrivati a segnare. La forza di questo club, l'importanza di questa serata, ovvero i 100 anni e tutto quanto, è sufficiente a giustificare una sconfitta così? Cioè quasi 50 punti di scarto, 51. Suona forse molto come una scusa. Cioè come un voler adurare delle scuse, un voler adurare degli alibi. Diciamo che ci sta anche questo. Forse quello che non si può perdonare è una certa rinuncia, che quando si vede la partita che si mette su questi binari, o si è capace di reagire mentalmente ad una condizione sfavorevole, perciò o si reagisce in modo molto violento, ma violento nel senso mentale, o si ha una grande reazione oppure si finisce così. Il brutto è questo, che forse è intervenuta ad un certo punto un certo pensiero che non avrebbe dovuto intervenire, perciò quello di oddio mamma ragazzi oggi facciamo una brutta figura. E questo assolutamente, assolutamente sì. Un altro aspetto è che a questa squadra è venuto tutto bene. Sì. Cioè ha partecipato a causare questo scoramento il fatto che tutto quello che loro provavano a fare, merito loro, ma anche forse c'è una buona parte di fortuna, anche forse è venuto tutto bene. Calcetti di talonatore, calcetti di piloni, insomma, a loro è venuto tutto bene, era una serata di grazia. Questo non vuole essere una scusante, ripeto, quello che forse non si può perdonare è un certo atteggiamento psicologico che non doveva intervenire, che però può succedere. Roberto, che dici? Tu eri in campo, questa sorta di rassegnazione, magari anche nell'ultimo quarto di gara, gli ultimi 20 minuti, 15, non c'è stata reazione da parte vostra? Guarda, io sinceramente quello che dice Mario è giusto, può accadere questo, perché comunque sia nelle partite così difficili può accadere.
però sento di dire che non credo che ci sia stato questo abbattimento mentale anche dopo aver preso tutte quelle mete, diciamo, perché io al 50esimo all'incirca il secondo tempo sono uscito, sì, e come i miei quarta meta credo più o meno all'incirca quinto, credo, sì. E come tutti i miei compagni fino a quel momento ho dato tutto per tutto, vedevo i miei compagni che davano il tutto, soprattutto in difesa perché abbiamo più difeso che attaccato, sì, e vedevo anche gli altri compagni che erano in panchina, la voglia che avevano di entrare, di, anche con quel punteggio, di poter cercare di entrare e portare qualcosa. E poi ovviamente le cose sono andate così, però non credo che il problema sia stato, diciamo, un abbattimento mentale. Sono andate così, sono stati degli errori individuali ovviamente, ma non di volontà nel poter reagire o nel poter... non ci siamo riusciti. Non è che non ci abbiamo provato, ecco. Voglio solo precisare una cosa veloce: non è che in queste condizioni un giocatore decide, oddio, vabbè, lascio perdere tutto. Una condizione psicologica inconscia che fa sì che, nonostante il giocatore voglia provare a dimostrare, inconsciamente comunque c'è una parte del giocatore che si rende conto che è molto difficile. E a livello inconscio questo preclude tante, sì, cose. Sì, questo sì. Beh, tu da capitano come ti saresti sentito a 20 minuti alla fine? Sei sotto di 6 metri e questi che insistono, peraltro. Non sono forse contento di non essere stato nella condizione di chi a un certo punto doveva cercare di provocare il risveglio, di tirare le fila del discorso, perché, ripeto, è molto 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 difficile. Qui o si reagisce tutti insieme, perciò tutti verso quell'obiettivo, si cerca di avere una reazione forte, tutti insieme, difficile, una persona, due persone, ma in queste condizioni anche 10 persone su 15 che vogliono avere una reazione, difficile riuscire a fare qualcosa, molto difficile. Sembra che questa reazione ci sia stata la settimana scorsa contro il Leicester, che dopo 20 minuti erano sotto di altrettanti punti, di 20 punti, tutto lasciava presagire a una debacle, invece poi si è rialzata la testa. Quindi nelle corde di questo gruppo c'è. Probabilmente ogni partita fa, come si dice, un po' di retorica, storia e sé, ma effettivamente è vero. Forse era la serata sbagliata venerdì scorso, insomma. Certo, avere 8.000 persone a favore e invece averne 15.000 o 18.000 contro, insomma... Non aiuta, fa la non sua aiuta, differenza. Senz'altro. Andiamo in pubblicità adesso, chiudiamo la prima parte di Pallovale, torneremo con qualche intervista raccolta nel dopo gara, ovviamente qualche numero sulla sfida di Clermont contro Ironia, tra poco. Eccoci rientrati in studio Pallovale, siamo qui a parlare della sfida di Heineken Cup, il Clermont contro gli Ironi. Andiamo a leggere qualche intervista realizzata dalla Gazzetta di Mantova, quotidiano locale, e sono d'accordo tutti e tre, Melegari, Phillips e Moretti, che dicono il match peggiore di quest'anno. Giovedì a Cardiff c'è la trasferta, appunto, giovedì contro i Blues ricomincia il Pro 12, contro il Cardiff giovedì serve un'altra musica. Si legge dalle parole di Melegari che è stata una brutta sconfitta ma meritata, non siamo mai stati in partita. Questo è un pesante passo indietro rispetto al match contro i Tigers, come appunto diceva Alessandro, è la prova di quanto l'Heineken Cup sia ad un livello per ora irraggiungibile per gli Eroni. Insomma, è quello che dicono in sostanza i numeri. Va un po' più nell'analisi Roland Phillips, che dice: per noi è stata una lezione utile contro una squadra capace di vincere già appunto in passato la Heineken Cup. Riconosce anche lui le 18.000 persone, ovviamente il clima terrificante in cui hanno giocato gli Aironi. Dobbiamo abituarci, dice, alle partite contro formazioni di questo livello. La partita è stata utile esperienza per il futuro. Roberto, per il futuro dunque, che cosa abbiamo imparato da venerdì scorso per contro il futuro, questo Clermont? Per giovedì. Perciò prestissimo, credo, sì. Cioè, sì. Credo che vada assimilata al più presto come lezione. Assolutamente, diciamo, quando succedono queste cose, queste partite così, diciamo, finiscono così male, qualcosa dentro scatta assolutamente, scatta ogni volta che c'è una sconfitta o c'è qualcosa che non va. Queste sono delle cose che veramente ti fanno venire la voglia ancora di più di far vedere che non sei così, di far vedere che non vali quello che è stato a Clermont, ma che vale di più.
Quindi fin da lunedì, fin da oggi, da questa mattina che ci siamo ritrovati, eravamo tutti quanti uniti e convinti di ribaltare questa cosa, perché noi non siamo quella squadra, non siamo quei 54 punti là. E che rimanga solo un accaduto così da tenerci alle spalle, e fin da giovedì dimostrare il contrario. C'è da sperare che non balino altri centenari. Sì, c'è da dire che speriamo di evitare altri anniversari scomodi, esatto. Roberto Melegari dice che l'Heineken Cup è un livello per il momento irraggiungibile per gli Aironi. Cos'è che a me personalmente ha impressionato molto di questa partita? La velocità che avevano ovviamente i francesi, soprattutto sui punti d'incontro, cioè che poi il pallone venisse mosso talmente veloce che voi non eravate in grado, ovviamente avendo difeso per quasi tutta la partita, poi di spostare appunto la vostra diga di difesa. È così anche in campo, era questa l'idea? Guarda, sì, sicuramente nel punto di incontro loro sono stati molto, diciamo, più efficaci, e essendo più efficaci avevano bisogno di un minor numero di giocatori sul punto di incontro, e quindi un maggior numero all'esterno e una facilità, diciamo, nel guadagnare linee di vantaggio e guadagnare metri. E io posso dirti che comunque sia, soprattutto quando sono uscito dal campo, mi sono reso conto che loro di questa cosa, ecco, che erano con la velocità che avevano, ogni palla era avanzante, quindi è più facile andare a tenere, diciamo, il possesso della palla, basta un uomo, al massimo due, gli altri già pensano a rischierarsi e subito attaccare. Esatto, e lì mantenere il ritmo alto non dico che è facile, ma diviene più facile perché cioè il punto di incontro è veloce e avanzante, certo. Mario, abbiamo visto una mischia ordinata, direi competitiva, contro il Clermont, anzi un paio di volte il loro pilone ha preso anche calcio contro. Siamo andati invece in difficoltà anche progressivamente con il passare dei minuti sulle touche. Se non abbiamo contato male, su 10 lanci ne abbiamo persi 6. È un'altra chiave di lettura per far capire che il pallone non riusciamo a tenerlo in nessuna maniera proprio. Sì, poi è difficile da giocare senza avere palloni a disposizione. Bene la mischia chiusa, questo è sempre stato un nostro punto di forza, la mischia ordinata ha retto bene, anzi gli ha messo in difficoltà, come ben facevi notare un paio di volte. Sì, la Tusi diciamo che alla fine non è andata molto bene, soprattutto nel secondo tempo ci sono state, abbiamo perso parecchie touche a lancio nostro. Questo un po' per demerito nostro, perché alcuni lanci sono stati sbagliati forse, ma loro hanno interpretato bene le nostre chiamate, hanno interpretato bene i nostri lanci, sono stati anche qua intelligenti a decifrare bene le nostre touche. Chiamate, certo. Può essere che i problemi anche sul punto di incontro derivino dal fatto che magari abbiamo anche le nostre due torri, Geldenus e Bortolami, reduci dal mondiale, quindi non in perfetta condizione, che devono ritrovare un po' di brillantezza, perché anche questo, oltre unito a una terza linea che effettivamente vedeva l'esperimento di Furno, che per adesso poche volte ancora è stato schierato lì, e quindi altri meccanismi da riproporre nuovamente. Forse punterei un pochino di più, se dovessi scegliere una di queste ragioni, forse punterei più sull'ultima, nel senso un giocatore messo schierato in un ruolo dove non è abituato a giocare, non ha molta familiarità, piuttosto che sulla stanchezza, sul ritorno dal mondiale. Sono sempre molto scettico. Perché anche loro erano al mondiale e l'anno sono arrivati anche in finale, quindi Bonner, tra l'altro, poi in touche spesse volte ci ha messo la manina lui, quindi sicuramente. Questo è vero, come è vero che in questa parte, come è vero tra l'altro che in questa parte della stagione non è giustificato al 100% parlare di stanchezza o quant'altro. Insomma, siamo ancora diciamo agli inizi della stagione, secondo me non è molto giustificato parlare di stanchezza, quanto di forse sì, un momento così purtroppo. Un momento così.